Effettivamente noi ci troviamo di fronte oggi a quello che è già accaduto. Gli eventi che vi ho mostrato sono accomunati dalla impossibilità di prevedere ciò che stava succedendo, dall'assoluta immediatezza di quello che si stava manifestando, da una vera e propria cecità nel cogliere molto spesso i prodromi del contagio. E il sapiens è così, no? Effettivamente, gli esseri umani sono così. La nostra specie ha in qualche modo un vero e proprio difetto nel saper cogliere molte volte con una vera e propria capacità previsionale quello che accadrà poi in tutta la sua efferatezza dopo. E vi è quindi tutta l'incertezza anche delle autorità nel prendere quelli che sono provvedimenti, decisioni. Vi è una progressiva indifferenza molto spesso rispetto a quello che è il moltiplicarsi delle morti, il tutto condito da quelli che sono gli ospedali, spesso provvisori, lo avete visto, che vengono allestiti, l'utilizzo dei comuni mezzi di difesa, ad esempio le mascherine, la cura, le cure assolutamente preliminari a cui si fa riferimento e lo slogan del tutto andrà bene, no? Che molto spesso ha caratterizzato anche le fasi di questa attuale pandemia. Molto spesso ciò che manca è il rendersi realmente conto che si vive nell'epoca che il vivere ha a che fare con il senso della precarietà. Così come ci dice Bauman, l'incertezza è l'habitat naturale della vita umana e quindi la paura, l'incertezza, lo stigma ricorrono con elevata frequenza proprio in momenti come questi e le persone sono intimorite dal rischio di essere additate come infette o infettanti. Eh? Le persone sono oggetto, diciamo, di stigma, della vergogna, della percezione negativa di quello che è l'isolamento e molto spesso sono delle vere e proprie vittime di cacce all'untore che abbiamo visto si sono sviluppate in passato molto frequentemente.